Marco Califano, il progetto Vito Lepore è un progetto che coinvolge un po' tanti bambini del territorio, ma un progetto sempre più vincente. Sì, la nostra è una società storica nata nel 1989, oramai sono più di 20 anni che si dedica soltanto al basket, al mini basket e al settore giovanile. Quest'anno in particolare come attività giovanile siamo concentrati sull'under 13 oltre tutte le categorie mini basket. Under 13 in battuta in campionato, under 13 dei record, under 13 che stupisce in Irpinia e non. Sì, diciamo che questa è un'annata sulla quale abbiamo dato un'attenzione particolare, per fortuna i ragazzi stanno rispondendo bene, ci stiamo togliendo molte soddisfazioni, anche se la stagione è ancora lunga perché causa Covid molte partite sono state rinviate e quindi il campionato è partito con un po' di ritardo. Per il momento stiamo andando bene in campionato, speriamo anche nelle fasi successive. La Vito Lepore è da sempre una società che ha lanciato molti talenti del basket italiano, regionale, nazionale. Quella di Marco Califano potrebbe essere l'ennesima squadra che lancia il futuro gioiello della pallacanestro italiano? Ce lo auguriamo, a quest'età sono ancora un po' piccolini, però loro ci mettono tutto l'impegno possibile per crescere in palestra e diventare dei bravi ragazzi e poi logicamente anche sul piano tecnico. Speriamo che qualcuno di loro crescendo possa continuare a giocare a basket anche al di fuori dei campionati giovanili. Il ruolo dell'allenatore non è solo quello di imparare a insegnare il basket, ma è anche quello di educare i ragazzi. È cambiato nel corso degli anni o da 20 anni è sempre lo stesso? Diciamo che man mano che le generazioni vanno avanti, logicamente i ragazzini sono sempre un pizzico più pronti e su tante cose arrivano prima, quindi già per dire loro che hanno 12 anni se mai mi chiedono di andare alla festa in discoteca hanno un po' più di libertà, quindi bisogna fare attenzione logicamente un po' a tutto il comportamento dei ragazzi anche al di fuori del campo. Loro sanno che sono seguiti anche con i voti scolastici, per cui se qualche genitore ci fa sapere che loro insomma, hanno problemi a scuola, noi per quel periodo lì non li convochiamo alle partite perché all'attenzione del basket va data ugualmente anche alla scuola. Invece, coach Califano, il basket è cambiato? Sicuramente, il basket man mano che si va avanti aumenta la velocità, la rapidità di esecuzione, aumenta la fisicità, adesso un ragazzo già a 12 anni troviamo dei ragazzini con più facilità di 1,80 m, quindi più si va avanti più troviamo anche i ragazzini a 12 anni pronti fisicamente, quindi il basket è sempre già a 12 anni, ci sono più contatti e più fisicità. Vedremo la Vito Lepore quest'estate o magari impegnata in campionati, in trofei regionali importanti? Ma il nostro obiettivo è quello di arrivare fino in fondo al nostro campionato di categoria, quindi l'Under 13 non ha sbocchi di finali nazionali, noi incrociando le dita vogliamo arrivare almeno alla finale del campionato Under 13 e lì ce la giochiamo, speriamo, la stagione è ancora lunga, però per fortuna siamo sulla buona strada. Maria Teresa Borni ha una famiglia nel basket, moglie di coach Luca Iannaccone, bambini tra under 14 e che ha smesso anche di giocare, ma com'è vivere in una famiglia a tutta palla spicchi? È bello perché condividi una passione, quindi ti confronti, gioisci per le vittorie, ti confronti sulle sconfitte, insomma è bello, è molto bello. Invece il ruolo dell'allenatrice com'è in questa Under 13 della Vito Lepore? È una bella esperienza, già fatta per un paio di anni, i ragazzi sono davvero dei bravi ragazzi, sempre in palestra, è difficile che saltino un allenamento, ti ascoltano, ti seguono, soddisfacente. Vito Lepore in battuta con l'Under 13, adesso un step alla volta, però l'obiettivo è portare a casa il trofeo. Noi ci speriamo, ce la stiamo mettendo tutta, la prima fase è andata piuttosto bene, speriamo di continuare così anche nelle fasi successive, come detto, di portare a casa questo trofeo, per noi sarebbe una bella soddisfazione. Anche perché nel gergo sportivo si è ricordati solo quando si vince, quando si resta imbattuti o quando si effettua un record, e l'Under 13 della Vito Lepore vuole essere ricordata. Sì, vuole essere ricordata, sarebbe, come ti dicevo, una bella soddisfazione, però la nostra vera soddisfazione è rendere contenti questi ragazzi, cioè vederli felici in palestra. Esatto, la vera vittoria
è questa, al di là del risultato del parquet, Maria Teresa, dunque il primo step è quello di educare al meglio questi ragazzi. Sì, questo è il nostro scopo fondamentale. L'istruttore è anche un educatore, l'allenatore è un educatore, quindi il nostro primo obiettivo è questo. Progetto Vito Lepore, che hai sposato insieme a Marco Califano, in un progetto che nella storia ha lanciato diversi talenti della pallacanestro regionale e nazionale. Si spera che un domani anche uno di questi talenti potrebbe poi calcare i parquet importanti d'Italia, anche d'Europa magari. Sì, noi lo speriamo, perché poi sarebbe una bella soddisfazione per i ragazzi che vediamo crescere sin da piccoli in palestra. Noi cominciamo con i ragazzini di 5 anni e vederli crescere è bello, è una soddisfazione per noi, per i genitori che sono sempre lì a seguirli, ad accompagnarli alle trasferte, a seguirli durante gli allenamenti, le partite, e quindi immagino per un ragazzo arrivare ad alti livelli che bella soddisfazione possa essere. Daniele Coccia, capitano dell'Under 13 della Vito Lepore, una squadra imbattuta, una squadra da record. Sì, per ora ne abbiamo in tutte quante e speriamo pure di vincere il campionato. Da capitano sei il leader di questa squadra, come giocare con questi compagni? Siamo una bella squadra, tutti quanti, tutti amici e belli, e collaboriamo molto, e grazie al coach Marco vinciamo tante partite. Frequentate anche la stessa scuola, anche gli stessi, diciamo, locali, uscite insieme? Sì, certi sì. Usciamo tutti assieme, a volte tutta la squadra andiamo a mangiare qualcosa. A chi ti ispiri? Chi è il tuo giocatore preferito? A Ja Morant dell'NBA. Che gioca con? Con i Grizzlies. Con i Grizzlies. Per chi non seguisse l'NBA, è il campionato americano di pallacanestro, adesso è entrato sempre più nel vivo, però il basket italiano, il basket americano è diverso. Nella Delfes, Basile. Ah, ti piace Nicolò Basile, il play di Altamura della Delfes, e segui anche la squadra avellinese? Sì, a volte vado a vedere le partite con qualcuno della squadra. E ti piacerebbe un giorno giocare con Avellino, con i grandi? Sì, e portarli pure in Serie A e vincere tutto. Lorenzo Toro è il pivot dell'Under 13 della Vito Lepore. Ora Lorenzo, imbattuti, Lorenzo si sogna il titolo. Già, sogno il titolo. Sei emozionato, Lorenzo, forse la tua prima intervista. Come giocare con questi ragazzi? Siete tutti amici anche fuori dal parquet? Sì, siamo molto amici anche fuori dal parquet, abbiamo un legame molto forte sia con la squadra che fuori. Tu da dove provieni? Da Montoro. Ah, dunque dalla Valle dell'Irno. Anche la Valle dell'Irno è una buona struttura di basket, una buona storia cestistica giovanile alle spalle. Califano e Borneo, cosa ti insegnano? Quali sono i trucchi dei coach che ti allenano? Insegnano molto ai ragazzi ai movimenti di potenza, terzi tempi e i tiri. Insomma, tutte le basi per diventare un campione. Le basi fondamentali, sì. Chi ti piacerebbe imitare in futuro? In futuro mi piacerebbe tanto imitare LeBron James. LeBron James, tanta roba, campione dell'NBA, però un passo alla volta, sei ancora giovani, è giusto sognare in grande. Adesso cosa vorresti vincere quest'anno? Il campionato e qualche altro torneo che andremo a fare in estate. La simpaticissima Sofia Preziosa. Ma Sofia, com'è allenarti insieme a tutti questi maschietti? Allora, lo faccio già da parecchio tempo, quindi ormai mi sono abituata. Non è stato facile perché alla fine loro fanno gruppo, io sto a parte, però cerco di integrarmi il meglio possibile. A volte ti senti un po' sola in questo gruppo? Sì, ovvio, perché loro crescono, stanno più insieme e io sono un po' più separata. Però comunque anche a te viene insegnato il basket nelle sue basi, anche tu vorresti diventare una campionessa della pallaspicchi? Ovviamente, solamente che le femminili ora sono molto poche, soprattutto età diverse, quindi è difficile trovare una squadra femminile per continuare, però sì, in squadra sono trattata come tutti gli altri.
Qual è il tuo desiderio? Vorresti giocare con la nazionale di basket? Beh, sarebbe sempre bellissimo, perché è comunque uno sport stupendo, lo faccio da parecchio tempo e mi sto affezionando. La tua giocatrice preferita chi è? Non lo seguo il basket femminile, seguo più che altro il basket maschile. Maschile? Michael Jordan. Michael Jordan, dunque una stella degli anni 80 e 90, non è una stella giovanissima, dunque anche Sofia con il mito del basket americano, del sogno americano. Sì. Salutiamo gli amici di Sport Channel. Ciao.